Ciao ragazzi, in questo video faccio una zona tre testi. Mi sto portando il minimo, tutta l'attrezzatura che avevo in casa quasi consumata.
Una situazione che si verifica più di frequente nella zona 3 è la presenza di cavalieri che sorvegliano le casse. Ora vi mostro come affrontarli facilmente. Prima di tutto, create un corridoio che va dall'angolo della mappa fino alla cassa. Ripulite tutto, ogni nemico. Una volta individuato il cavaliere, attivate la sua attenzione, così comincerà a seguirvi. Come avete visto, mi sono portato un pezzetto di mazza chiodata, mezzo falcone, mezza mazza ferrata. Questo è il bottino. Ora, voi avete la possibilità di sfruttare il nuovo aggiornamento a vostro favore. Ora vi spiego come. In questo caso, la base di IDEC si trova vicino alla zona Farming 3. Quindi, io cosa faccio? Mi dirigo da lui. Una premessa, se è la prima volta che accedete nella mappa di un vicino, fate attenzione al lupo guardiano. Come vedete, io ho lasciato i cadaveri dei nemici. Questi li utilizzerò come bauli temporanei. Io posso lasciare le cose qua. Le cose che avete depositato non scompariranno finché la base del vicino non verrà resettata. Ora, il consiglio che si dà per usarla è questo. Quando voi andate nella vostra fortezza di corsa servono 27 punti, ma se voi usate questo trucco ne consumate solo 7. Potete fare avanti e indietro dalla mappa quante volte volete, finché le cose stanno dentro i cadaveri e la base è attiva, non scompariranno mai. Risparmierete tanta energia. Una volta finite le armi, il cibo, volete semplicemente tornare a casa, andate, depositate, ritornate e prendete il resto.